19 marzo del 1986, quando Papa Giovanni Paolo II venne in visita a Prato. In quello stesso anno, in ottobre, poi sarebbe stato anche a Firenze e Fiesole. Per ricordare quelle visite ormai di 30 anni fa, è con noi il cardinale Silvano Piovanelli, che era arcivescovo di Firenze, quindi fu lei ad accogliere Papa Giovanni Paolo II a Firenze, ma poi come presidente dei Vescovi Toscani partecipò anche alle giornate di Prato e di Fiesole. Ci dice intanto un suo ricordo, una sua considerazione personale su Giovanni Paolo II. Che Papa è stato? Ma dunque, quando si pensa a Giovanni Paolo II, bisogna pensare a un gigante, perché tale era, tale si presentava anche fisicamente. Per cui era un uomo che affrontava, si potrebbe dire, il mondo. E difatti fu il Papa che maggiormente ha, diciamo, fatto il periplo del mondo tante volte. Per cui si rimaneva come colpiti dalla forza che emanava dalla sua persona. Una forza, si direbbe anche fisica, ma soprattutto una forza morale. Papa Giovanni Paolo II nel 1986, appunto il tempo di queste visite, era davvero anche nel pieno della sua forza. Era nel pieno del suo vigore fisico, si direbbe, no? Uh-huh. Tanto è vero che è difficile immaginarlo come fu poi alla fine della sua vita, quando la malattia, la vecchiaia, la malattia l'aveva ridotto, rimpicciolito, si direbbe, e fatto un uomo debole, ecco, si vedeva. In queste visite a Prato, a Firenze, a Fiesole, dette tanti spunti di riflessione. Viene in mente le sue parole sul tema del lavoro, dette proprio qui a Prato, viene in mente le parole sull'umanesimo fiorentino, dette, pronunciate a Firenze. Il Papa, diciamo, quando parlava, era estremamente incisivo. Ora, non è che io ricordi i particolari, ma è certo che le sue parole rimanevano, perché il modo con cui lui si presentava e poi come lui parlava era, si dovrebbe dire, come quando uno scalpellino adopera il martello, lo scalpello. E così era anche lui, faceva impressione. Noi tutti si rimaneva estremamente colpiti, ma ci faceva effetto proprio la forza che emanava, ecco, dalla sua persona. E così io l'ho visto in quella circostanza, sia qui a Prato, quando ha fatto l'incontro con i lavoratori, e sia poi a Firenze, quando è venuto per la visita, per quella giornata. Un tema che sicuramente aveva a cuore Giovanni Paolo II era quello dei giovani. È il Papa che ha creato le giornate mondiali della gioventù. E anche in queste occasioni sicuramente gli incontri con i giovani furono momenti forti. Io, come ricordo personale, ho quello di Piazza Santa Croce, dove incontrò i giovani fiorentini. Sì. Lo ricordo bene. Piazza Santa Croce tutta colma, i giovani che lo salutano, e poi lui che risponde chiamandoli all'impegno, no? Dicendo in che modo loro potevano realmente valorizzare la loro vita e dare un contributo perché la società trovi una strada migliore per realizzare se stessa, per il bene di tutti. Era impressionante. E i giovani erano catturati dal suo modo di porgere, dalla sua incisività, ed era bello, rimanevamo senza parole. E viene in mente un
paragone, diciamo, con la visita che Prato e Firenze hanno vissuto invece da pochi mesi, quella di Papa Francesco, che è venuto a Firenze per il convegno ecclesiale nazionale, che ha voluto, prima di arrivare a Firenze, incontrare anche la città di Prato, il mondo del lavoro pratese. Due papi che hanno avuto una capacità di comunicazione Enorme, straordinaria. enorme e diversa. Perché il modo con cui appunto Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II e il Papa Francesco si pongono è un modo diverso. Anche per provenienza, se Papa. vogliamo, dalla Polonia al Sud America, Sì, anche chiaramente. per questo, sì. Realmente. Si direbbe che mentre Giovanni Paolo II si proponeva con la forza della sua persona, diciamo, colpiva non soltanto per le parole, ma anche per il modo con cui si presentava e entrava in contatto con gli altri, Papa Francesco è diverso, è così spontaneo che si potrebbe dire. Ti entra nel cuore, tu senti che appartiene alla tua vita, tu senti che lui davvero è capace di comprenderti. Due figure diverse, tutte e due grandi, sicuramente tra di loro con un modo diverso di approcciare le persone. E veramente, ormai che siamo a fare paragoni tra papi, a Firenze ci sarà invece tra poco il 50° anniversario di un'altra visita, quella di Paolo VI, che venne nella città appena colpita dall'alluvione, era il 66, quindi siamo Eh sì, nel è cinquantesimo. una cosa molto diversa. Sicuramente sono diversi anche i personaggi. Un conto è il Papa Paolo VI e un conto è Papa Francesco oppure Giovanni Paolo II. Ma erano diversi anche i tempi, anche le circostanze. Perché appunto Paolo VI è venuto a Firenze in un momento per Firenze triste, per via dell'alluvione, no? E poi la notte di Natale. E fu una cosa, io dico, straordinaria. Io allora ero parroco, ma ricordo che pur non venendo a Firenze, perché avevo il mio ministero da fare nella grande parrocchia in cui mi trovavo, ma pur tuttavia quella visita. Sì, ha colpito moltissimo. Tanto è vero che noi cercammo di parteciparvi celebrando la messa, ma facendola in contemporanea, in modo che al Vangelo noi ascoltammo l'omelia del Papa Paolo VI. Quindi questa fu una No. bella innovazione. Senta, tornando al 1986, era appunto l'anno di Giovanni Paolo II, in Toscana, a Prato, a Firenze, a Fiesole. È stato l'anno anche di Madre Teresa che venne a Firenze, Madre Teresa che fra poco sarà canonizzata, diventerà santa. Un incontro che fece al Palasport di Firenze in cui c'era anche Chiara Lubich. Era, possiamo dirlo, una stagione, insomma, di Eh grandi sì, santi. di grandi personaggi, di grandi santi. Sicuramente sono persone che hanno lasciato un'impronta nella storia e hanno lasciato anche, a mio modo di vedere, una specie di indirizzo o richiamo nella vita della Chiesa. Bisogna avere il coraggio, appunto, di quelle posizioni, avere anche. Si direbbe l'entusiasmo, no? Per presentarsi, per affrontare i problemi, per non aver paura, ecco, del presente, ma cercando di viverlo proprio secondo le esigenze evangeliche. Sia Madre Teresa sia Chiara Lubich chiaramente hanno mostrato che si può camminare su questa strada.
E che la santità, appunto, non è una cosa del passato, ma... No. Lo Spirito soffia anche oggi. Tempo siamo contemporanei. E in ogni tempo possiamo rispondere appropriatamente ai bisogni del momento. Grazie al Cardinal Silvano Piovanelli, ai suoi ricordi, dai suoi 92 anni, possiamo dirlo, insomma, portati con grande lucidità. Sì. Grazie.